E adesso andiamo in Sicilia, abbiamo fatto il giro dell'Italia con Fabio Potenzano. Fabio! Grazie Antonella. Dobbiamo andare a ballare sotto le stelle. Allora Fabio, abbiamo fatto un po' il giro d'Italia oggi, visto siamo andati in Puglia, bellissimo. Siamo andati in Alto Adige, siamo andati perché poi Nat vive a Roma, ma di Sassuolo, di Modena, Sassuolo, anche lei, capito? Alla Romagna della zia Cri, la Calabria della nonna, la Lombardia di Max e adesso arriviamo anche in Sicilia, capito? Esatto, allora, attraversiamo lo stretto. Oggi facciamo una roba che a me mi fa impazzire perché... Quando noi camminiamo per Palermo, non nel tuo caso Palermo, se no poi siamo in Sicilia, e abbiamo lo street food, che è un cibo da strada, che è un classico proprio di Palermo, perché noi facciamo il pranzo della domenica, ma c'è chi invece la domenica vuole pranzare passeggiando, e quindi diamo anche un'alternativa. Fino alle 18 lo possiamo fare, quindi mettiti il casco che ti porto in giro per Palermo, Antonello. La maschera ce l'abbiamo. Ecco. Allora, oggi facciamo panelle, cazzille e rascature. Panelle, croquet, mi raccomando, no, crocchette e rascature. Quindi tre prodotti della la Sicilia, ci collochiamo, visto che è la domenica, come aperitivo. Lo mangiamo fuori oppure prima di mangiare la lasagna di zia Cri ci mangiamo qualche panella. Perfetto. Iniziamo proprio da questa, quest'ultima. Farina di ceci. Gli ingredienti sono molto semplici perché abbiamo la farina di ceci e tre volte il peso in acqua. Quindi se abbiamo 500 grammi di farina, 1,5 litri d'acqua. Esatto, 5 per 3, 15. Allora, primo consiglio, mescoliamo a secco la farina così facciamo prendere un po' d'aria e togliamo i grumetti. E l'acqua la versiamo in più riprese. In questo modo formiamo una piccola pastella che ci servirà anche qui per togliere i grumetti all'inizio, ok? I ceci vi piacciono? I ceci. Panelle vi piacciono? Questa è quella proprio classica, poi qui tra un po' vi racconto tutte le varianti del caso. Camminiamo lentamente per Palermo. Vi verso tutta l'acqua. Tutto il cibo, immaginiamoci stare in Sicilia, esatto. Una bella giornata di sole, poi, con il motorino, esatto. O a piedi anche. Vabbè, tutto il corso del centro storico, bellissimo. Esatto. Guarda, Palermo è la quinta città al mondo per varietà di cibo da strada, veramente ce n'è tantissimo. E questa è la pastella. Esatto, pronta. Delle panelle. Quindi avete visto, farina di ceci, acqua, tre volte il contenuto della farina. Sale. E poi l'aromatizzazione alla fine. Classica è prezzemolo e poi ti racconto perché. Okay. La menta, la cipolla grattugiata, i semi di finocchio, le olive tritate, il pomodoro secco, quello che volete, perché la panella può essere anche gourmet, sfiziosa, quindi la portiamo anche a casa. Ora partiamo da acqua fredda, quindi partiamo proprio dalla pastella fredda e deve cucinare parecchio questa, quindi noi ovviamente ci siamo dovuti portare avanti con la cottura perché ci vuole tanto tempo. Deve mescolare come se fosse la polenta, è l'unica polentina concessa che abbiamo in Sicilia a questo davvero, punto davvero, perché voi insomma la polenta non è roba, è roba dell'Alto Adige, capito, ma non pensate, però anche loro hanno la loro polenta, dimmi. Però quando mi dicono che al sud non c'è la polenta, noi abbiamo un cibo da strada a Bari, che si chiama, a Bari, nella zona del Barese, che si chiamano le sgagliote, che sono polenta fritta in poche parole, tagliata, raffreddata, tagliata e poi fritta in olio. Ma in realtà anche in Sicilia si fa una cosa, si chiama la frascatula, che è sempre la, con la farina però grossolana, cotta nel brodo anche e poi... La frascatula. Con le verdure di stagione. E allora Antonella, qui il lavoro è abbastanza lungo perché ci vorranno 40-50 minuti. Certamente. Ora, una volta che facciamo la panella, dobbiamo fare le panelle, non ci dobbiamo distrarre. Il telefono, lasciamo stare, ci mettiamo in sicurezza. Panelle. Perché si formano i grumetti, quindi all'inizio ci vuole anche abbastanza energia. Ovviamente c'è chi la fa con il paiolo elettrico, oppure un elettrodomestico di cucina che cucina. È il concetto della polenta. Uguale, identico. È uguale, bisogna curarlo. Una volta cotto, questa panella, una volta cotta, le erbe aromatiche le mettiamo alla fine perché altrimenti si ossidano, diventano brutte. Le andiamo, dobbiamo dare la forma. E lì intraprendiamo diverse strade, ogni famiglia ha la sua strada. Il panellaro è una fotocopiatrice umana, lui a mano prende l'impasto, lo versa su una tavoletta e lo mette sul tavolo. Io ti ho portato diverse soluzioni. Il fondo del piatto. No, va bene, mi fa impazzire. Il fondo del piatto, certo, adesso diranno quanti piatti ci vorranno, però se uno deve fare delle panelle belle tonde, precise, il fondo del piatto. Ed è molto semplice, perché poi si stacca. La panella si stacca facilmente, in fretta. Se uno ha un piano d'acciaio di marmo, la stende sul piano d'acciaio. La si mette anche dentro uno stampino, in questo modo. 1000 panelle, eccole qua. Si taglia a fette e si frigge. In questo modo. Oppure, ancora, prendiamo uno stampo al contrario e la stendiamo su... questa è una
la placchetta da forno. Ma è meraviglioso. Quindi fatto. La panella come si alza. Scasiata. Questo... Guarda, si alza e si taglia la forma che uno vuole. Perfetto. Okay? Tu quale preferisci? Facciamo una scelta. C'è anche chi le mette dentro la latta dell'olio di semi, quella di una volta, te la ricordi quella di, sì, di latte che le aprivano come, come stampo in questo modo. Quindi pazzesco. Allora, io preferisco tra tutte quella stesa. Per quale motivo? Perché qui si forma una crosticina che tu potrai anche ben vedere. Questa crosticina ci permette di ostacolare l'umidità all'interno e far sfogliare la panella, che è tipica, quindi una panella sfogliata. Qui sfoglia un po' meno, ma sporchiamo meno e abbiamo tutto raccolto. Va dipende dalla casa, dalla situazione. Da quello che vogliamo, sì. Va bene. E queste sono le panelle. Intanto le panelle. Sì. Poi le croquet, perché le panelle sono famosissime. Le croquet e le rascature. Allora, le croquet, perché ho chiamato croquet? Perché non sono crocchette. Le crocchette vengono panate poi con farina, uovo e pane grattugiato. Certo. Invece le croquet sono soltanto patate. La difficoltà di fare le croquet è quella di trovare delle patate vecchie. Le patate devono essere asciutte, non devono avere acqua. Vecchie, vedi? Quindi si devono lessare, si devono pelare e si devono schiacciare. Poi con la patata, diciamo, fredda, si fanno quelle che sono appunto le croquet. E io cuoci, ho qui un po' di impasto. Che adesso lo vado a lavorare. Quindi tu hai preso le patate, le hai bollite, le hai schiacciate. Le ho schiacciate e qui c'è, esattamente. Ora, se mi, se mi passi un po' di menta, perché nella croquet mi piace la menta, se mi passi un po' di olio extravergine d'oliva, per favore. Sì, guarda, vado a prendere qua, figurati, qua c'è tutto, nelle nostre cucine vado e vengo. Eccolo qua, il sale. Dimmi tu, così ti aiuto. Qua quanto ne metti? Ah no, qua? Scusami. Non ti preoccupare, non te l'ho detto scusami, io. No, no, no. A posto. Questo così? Così, ci serve soltanto per dare la forma, perché io ovviamente mi sono portato un po' avanti, perché insomma è semplice. Certo. Ed eccole qua, le panelle che ho tagliato. E le crocchè, ci guardate, untiamo vedete, un po' le mani, con, le mani si con i bambini, anche la forma è molto irregolare, basta schiacciarla in questo modo, allungarla e la crocchè è pronta. A casa piccolo consiglio, va bene le patate vecchie, friggetene una, ok? Facciamo cioè? La prova, perché... Ah, cioè provate una, la prima, sì, certo. Perché se no, noi... No, ho capito che dovevo mettere la patata vecchia già nell'olio. No, ne proviamo una prima di farne 100. Certo, croquette. Certo, hai ragione. Per quale motivo? Se questa fosse panata, come dicevo, farina, uovo e pane grattugiato, qualsiasi patata andrebbe bene perché tanto c'è la camicia. Proviamo la patata, giusto? E proviamo una. E se va giusto. Bene, è a posto. Perfetto. Così. E queste sono le nostre crocchè. Allora, adesso le... Ora, cosa ti raccontavo prima? Perché in realtà la panella è vero che è cibo da strada. Però se noi su questa panella mettessimo una volta fritto, il fritto è buono con tutte le bollicine italiane, col vino, con la birra, via dicendo, del gambero crudo, una tartare di carne, quindi questo piatto anziché andare in mezzo al pane va come piccolo aperitivo, come piccolo stuzzichino. Ecco che diventa interessante. La farina di ceci può essere anche tagliata con sfarinati di legumi, quindi farina di lenticchie, di cicerchia, di fave, quindi fare anche un prodotto diverso. Considera che molti la mangiano così, perché questa in realtà è già cotta. Certo. Chi non può mangiare qualcosa di fritto lo va a arrostire oppure... Nella padellina e via. E poi cambiamo anche la forma, che è molto interessante. Ora, che allora, cosa nasce dall'insieme di queste due? La rascatura. La rascatura è l'insieme del... Esattamente. Perché si chiama rascatura? Perché? Perché dopo che si cucina la polenta, qui la panella, rimane tutto, bravissima. E quindi viene raschiato. Hai capito. E da qui si chiama rascatura. Rascatura, è vero. Ora, cosa succede, carantone? Quello che avanza praticamente delle patate e della panella, vedete qua, ad esempio, noi abbiamo avanzato delle patate e della panella. Ora, questa da sola non si riuscirebbe a lavorare a impastare perché oppone molta resistenza. Quando tu vai in friggiateria, perché a Palermo alle 8 del mattino se vuoi mangiare pane e panelle, già alle 8 lo puoi mangiare. Certo. Considera la gente che si sveglia alle 3 di notte per lavorare, alle 8 già si è fatto 5 ore di lavoro. Io quando facevo una mattina alle 8 mangiavo anche gli spaghetti. Quindi le rascature bisogna aspettare più cotture di panelle, quindi non saranno mai pronte le rascature alle 8, ma saranno pronte a mezzogiorno, alle 10 e mezza, perché bisogna aspettare il tempo. Quindi cosa si fa? Si prende un po' di questa rascatura. Cioè quindi che è l'impasto della panella, esattamente. Che si aggiunge, da sola è vero, non ce la briciola. Fa. Infatti questa è più... Si aggiunge le patate, che più invece morbido. Sono addensanti. Esatto. Aggiungiamo della cipolla tritata, cruda, finemente. Quindi le rascature prima di mezzogiorno non si mangiano, no, perché bisogna aspettare l'avanzo. Ci vuole un po' di tempo, esattamente. E andiamo a impastare. L'altra particolarità di questo piatto è la forma che viene data. Adesso io qui non ce l'ho, però è una tavoletta. Una volta era di legno, adesso non si può utilizzare più il legno, rettangolare, 5 cm, larga circa 3 cm, dove viene fatta appunto questa forma triangolare. E io la simulerò con questa spatolina. Quindi si prende l'impasto,
in questo modo. Questa è la rascatura tipica, quindi la forma triangolare. Quindi l'insieme, oggi ho imparato una cosa fantastica che non sapevo, l'insieme delle pannelle, delle croquette, danno origine alla rascatura. Che va mangiata non due sapori insieme. Due sapori insieme. E ovviamente perché si contraddistingue? Si contraddistingue perché il colore, bene o male, è simile. Però si contraddistingue dalla forma, quindi dal fatto che sia anche più rugosa, perché non è liscia come le pannelle, è tipica. E dal gusto, perché dentro c'è la cipolla. E si frigge tutto? Si frigge tutto. E il gusto, perché dentro l'unica cosa che abbiamo aggiunto è la cipolla. Sai cosa ti dico? Che secondo me quando ci sono i mix forse sono i più buoni. Perché secondo me la rascatura alla fine è la cosa più goduriosa, perché hai un po' della pannella, un po' del croquet, un po' di cipolla, hai voglia. Esatto. E le friggi? Come? Friggiamo tutto. Perché la frigge olio bollente. Anche se in realtà olio di semi, arachidi, la tradizione siciliana si frigge con lo strutto. Quindi la pentola è sempre quella di strutto, perché ha un punto di fumo alto e quindi si frigge nello strutto. Certo, questo anche no. La pannella è il cibo da strada. Una volta, io ricordo, quando ero piccolo, c'era l'asinello che tirava via il carrettino, andavo a scuola, quindi c'era l'asinello. Ne proviamo una. L'olio è quasi pronto. Dove la mangiamo questa pannella? Tu cosa preferisci? Panino? Ovviamente oggi il panino sarà un panino, abbiamo utilizzato quello simile ad hamburger, ma la pagnottina è molto simile, è bombata. Che vuoi, il filone o la pagnotta? Fulvio Marino, con cosa mangio la panella? Filone tutta la vita, io. Filone tutta la vita, va bene. Filone vuole il filone. Io, sai, io ho il mulino Marino, io non è che posso dire niente. Lui che decide, lui che fa, Fulvio decide, io obbedisco. Con cosa si condisce il pane con le panelle? Succo di limone, pepe e sale, stop. Pochissimi ingredienti. Questi sono il panino, ovviamente, mentre la pagnottina. Mentre le croquette, la rascatura, non si mettono nel pane. No, pannelle e crocchè vanno nel pane, assieme. Però ovviamente tu puoi scegliere. Quando si va a comprare il panino dice solo pannelle, solo crocchè o pannelle e crocchè. Oppure ci metti anche le melanzane. È tipo... Io voglio tutto. Io voglio tutto. Friggiamo. Fulvio, vai intanto, vieni qui. Frigo tutto e tra un po' di preparo. Si sta parlando di pane. Ti accompagno con una nota musicale. Ho finito di cucinare, mi lavo le mani, ti voglio accompagnare con una nota musicale. No, non mi dire che c'hai... Lo scaccia pensieri. Grazie, grazie Fabio Potenziano, grazie. Frigo, frigo. Frigi, frigi, poi vieni lì che tanto guarda.